È un'importante operazione che ha visto impiegati 150 carabinieri in questa provincia e in altre province del territorio nazionale e si inquadra in una più ampia strategia di contrasto alla produzione di marijuana nella piana di Gioia Tauro e al conseguente illecito profitto da parte della comunità locale di ingenti somme di denaro. Parliamo di 16 destinatari di misura cautelare e di stimate rispetto alla sostanza stupefacente sequestrata di oltre 13 milioni di dose medie singole per un corrispettivo di oltre 100 milioni di euro sottratti alla criminalità della piana di Gioia Tauro.